Bella a tutti ragazzi, io sono Iron di Hardware House e benvenuti a questa nuova serie dedicata a Photoshop. Questo primo episodio è stato suggerito da un utente ed era su come fare un fotomontaggio. Allora, questo qui è il progetto finale che andremo a realizzare. Ora, questo qui vorrei specificare che questo qui è un tutorial per principianti, quindi non sarà nulla di difficile. Anzi, sarà molto 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 semplificato, giusto per qualcuno che vuole fare un fotomontaggio simpatico o qualcosa di veloce, insomma. Allora, prima di iniziare col vero e proprio tutorial, volevo farvi vedere la differenza tra un'immagine che conviene usare per un fotomontaggio a una che magari, insomma, è un po' più difficile da con cui è un po' più difficile da realizzare. Ad esempio, questa qui, come possiamo vedere, è sempre lo stesso personaggio, però i lineamenti, la pelle è molto più smussata rispetto a questa qui, in cui è molto più ben definita. Allora, si potrebbe fare un fotomontaggio anche con questo, però si andrebbe a complicare un po' la cosa. Visto che voglio tenere questo tutorial semplice, chiuderò questa immagine e useremo questa per oggi. E questa qui invece è la nostra base. Allora, la prima cosa che vogliamo fare è selezionare la faccia di questo personaggio. Ci sono vari metodi di selezione, cioè per esempio la selezione ellittica, lazzo poligonale, magnetico, che è uno dei tre più usati, oppure il lazzo normale, però. Poi c'è anche la selezione rapida e la bacchetta magica, però diciamo che io consiglio di imparare a utilizzare la penna perché più avanti, specialmente per il fotoritocco e il photo editing, è molto 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 consigliata per via di queste curve che può fare, che possono insomma seguire fedelmente una sagoma. Allora, iniziamo con il metodo che preferiamo comunque, a selezionare tutto il volto. Allora, sono appena andato indietro, che si può fare utilizzando step backwards oppure schiacciando CTRL ALT Z o COMAND OPTION Z sul Mac. Ricordatevi questo shortcut perché vi sarà molto utile, specialmente più avanti, per velocizzare un lavoro, perché sennò diventerebbe lungo sempre andare su edit, eccetera. Allora, arrivati ad aver selezionato la vostra immagine, se avete usato la penna dovrete fare tasto destro, Mix Selection, e selezionare il vostro raggio. Dipende dalla grandezza dell'immagine, comunque in questo caso non è molto rilevante perché dopo noi andremo a cancellare dei tratti. Quindi dopo aver fatto la vostra selezione fate CTRL C per copiare o COMAND C nei Mac e farete CTRL V o COMAND V per incollare la faccia. Come potete vedere è molto molto più piccola rispetto all'immagine originale della modella. Però una cosa che non vorrete mai fare è ingrandire questa immagine alla grandezza, per esempio, di questa modella, perché come vedete mi verrà sgranata per via di differenze di risoluzione e poi verrà automaticamente riempita dal vostro monitor se non usate, o da Photoshop se non usate la scheda video, oppure se usate la scheda video da appunto questa. Però quello che consiglio di fare per tenere più fedeli i colori possibile e i lineamenti possibile è scalare l'altra immagine. Per fare questo schiacciate CTRL-T o COMAND-T e tenendo premuto il tasto SHIFT per mantenere le proporzioni andate a scalare l'immagine fino a che non diventi come quella del volto. Quindi così, diciamo. E poi se vi dà fastidio il fatto che tipo scatti come sta facendo a me, tenete premuto CTRL per disabilitare questa funzione di Photoshop e sovrapponete l'immagine.
volta fatto questo, una volta raggiunto insomma questo risultato, schiacciate tacchetta. Fatto questo, io vi consiglio di andare su immagine, trim, e fare questa cosa qui in modo da togliere i pixel trasparenti tutt'attorno. Così dopo potete zoomare all'interno dell'immagine, e come vedrete in questo caso qua la direzione della sua faccia sarà diversa dalla direzione della faccia della modella. Quindi possiamo sistemare questo facendo control, anzi semplicemente selezionando il livello, andando su livello, no scusate, e andando su edit, trasformo o trasformazione, e facendo ruotare l'immagine orizzontalmente. Ecco. Ora, schiacciando Ctrl T invece di nuovo, andremo adesso a girare in modo da dare la stessa direzionalità del viso che ha quello della modella, cioè questo, più o meno. In questo caso non c'era una grande inclinazione, anzi era di 5 gradi, un po' di più. Un consiglio che vi do è, quando lo fate, abbassate l'opacità al 75% in modo da riuscire lo stesso a vedere sotto, perché una cosa che vorrete fare è riuscire a, in modo abbastanza grossolano, sovrapporre gli occhi, che sono una parte fondamentale perché gli occhi hanno una posizione particolare all'interno della faccia, e è essenziale riuscire a prendere quella posizione esatta. Ora io sto scalando un po' l'immagine per adattarla più possibile a quella sotto. Ovviamente non potrà mai venire perfetto, perfetto. Questo qui è il mio computer che mi fa il piedi da matto. Comunque non potrà mai venire perfetto al 100%, perché ovviamente sono due facce diverse con dei lineamenti diversi, e di conseguenza ci sarà sempre una leggerissima incongruenza. Però dai, diciamo che il risultato di questo qui è stato anche abbastanza buono. Allora, se guardate questa immagine però potete notare la differenza che c'è tra i bordi rispetto a questa qui, in cui i bordi sono molto molto calcati. Per togliere questo useremo una maschera di livello. Questo, se non sapete come usare le maschere, ditemelo e farò un video per solo dedicato alle maschere di livello, che sono un argomento facile se spiegato bene, cosa che spero di riuscire a fare. Allora, maschera di livello. Usate il pennello nero, cancella, bianco, mostra. E come qui, questi qui sono i due colori, potete schiacciare X per invertirli velocemente. Per la dimensione del pennello, Alt tasto destro o Option tasto destro nei Mac per ingrandire e rimpicciolire, oppure aumentare o diminuire la durezza del pennello. Consiglio di usare una durezza bassa, infatti userò attorno al 20 qualcosa per cento, e un pennello a media grandezza. Qui è 50, sui 55 pixel questo, anzi lo rimpicciolisco ancora un po', e andiamo qui così, in questo modo qua, a cancellare i bordi che sono un po' più evidenti, diciamo. Spero qui dove si vede che va leggermente sopra il capello, più qua, in modo molto veloce comunque sempre. Ora che abbiamo un po' tolto la parte della faccia che risaltava di più, dobbiamo fare così: andare qua su
saturazione, fare o schiacciare questo oppure tasto destro qua e schiacciare Create Clipping Mask, che praticamente questo vuol dire che si andrà a modificare solo questo livello qui e non tutti i livelli sotto, e andremo a modificare la saturazione, la luminosità e un po' il colore. Allora, lo possiamo guardare, di qua si va verso il rosso, il viola e poi verso il blu, se non sbaglio, sì. E invece dall'altra parte si fa giallo, verde e poi blu, azzurro. Quindi noi dovremmo riuscire a raggiungere, modificando queste tre barrette, la tonalità della pelle sottostante. La saturazione ovviamente fra un'immagine più satura o meno satura. Ovviamente insaturando un'immagine si va al grigio, saturandola si va sul rosso. E la luminosità, vabbè, da chiaro a scuro. Ora, questa immagine qua, la tonalità mi sembra abbastanza buona già di suo. Anzi, l'aumento leggermente. Con la saturazione invece andrò a togliere non tantissimo, pochissimo proprio, e con la luminosità credo di aggiungere proprio un pochettino, poco poco, così per esempio. Ora, una volta fatto questo, andate a vedere dove ci sono quelle piccole incongruenze nell'immagine e andate, per semplificare tutto ovviamente, come prima, una durezza ancora minore del pennello stavolta e un diametro più piccolo, giusto per prendere quei pezzettini che sono che non vogliono collaborare, diciamo. Una durezza ancora minore. Adesso, fatto questo, vabbè, le altre schede non ci servono, quindi le chiudo, no. Questo qui è il risultato finale, questo qui è il vostro Jake, o meglio, il mio Jake Gyllenhaal, versione femminile, o meglio, biondizzato, con i capelli lunghi qua. E questo è tutto per oggi. Se avete altre richieste particolari, fatele nei commenti. Se volete un particolare tutorial su maschere, pennelli, eccetera, scrivetelo sempre nei commenti. Andate alla nostra pagina Facebook, mettete pollice in su al video. E un'altra cosa veloce veloce: se non avete Photoshop e oppure non volete pagare i 900 euro per comprarlo, perché si costa 900 euro purtroppo, c'è un sito internet chiamato Photoshop Online Free. Questo sito ovviamente non è come Photoshop, però diciamo che ha delle funzionalità molto molto simili, più potete più o meno, bene o male, riuscire a fare cose e ottenere risultati del genere. Il sito è www.photoshoponlinefree.com. Bene, questo è tutto per oggi. Ci vediamo con il prossimo tutorial. Ciao.